Protagonista del nostro racconto è il conte di Covone, conte di un piccolo feudo poco distante da qua, marchese di Broglio, Giuseppe Roberto Solaro. Siamo alla fine dell'estate del 1713, la fine dell'agosto, un po' una di queste estate piovose come quella che ci ha lasciato. Il conte Solaro ricevette una lettera, una missiva da Sua Maestà Vittorio Amedeo II. In questa missiva si diceva di abbellire le dimore e di prepararsi a una partenza. Ora, era stato un anno particolare per il nostro territorio. Vittorio Amedeo II era diventato re di Sicilia, di Piemonte e di Savoia. Le cose erano andate più o meno così. La fine della guerra spagnola, la guerra di secessione spagnola, aveva decretato, cioè l'alta diplomazia europea aveva decretato che gli equilibri erano in base al nostro piccolo territorio, che da ducato era diventato regno di Sicilia e di Piemonte. Vittorio Amedeo era un uomo brusco nei modi, aveva fatto un matrimonio importante, Anna d'Orléans, nipote di Luigi XIV di Francia, aveva preso il potere da una madre ingombrante, Maria Giovanna Battista. Per il nostro territorio era una grandissima occasione. Il Malarade, che era uno storico, un diplomatico della corte sabauda agli Asburgo, aveva detto: Maestà, pensate ad appagare i siciliani, che poi Napoli sarà sua. Vittorio Amedeo si preparava una partenza, attorniato dalla sua corte aristocratica, un numero di 22, aveva deciso la partenza il 3 ottobre del 1713 per Palermo. Il conte di Covone non sapeva bene che cosa volesse dire abbellire le sue dimore. La sua casa, che era un bellissimo castello, lui si vantava fosse stata costruita dal reverendissimo Guarino Guarini. In realtà il grande maestro del barocco piemontese aveva solo accennato una forbice nella scala d'ingresso. Il suo magnifico orto, il suo roseto, il suo feudo viveva di vino e pomi. Anche l'eleganza era andato lontano per il conte di Covone e aveva visto Sua Maestà sempre vestito con la stessa uniforme, color tabacco e caffè, una camicia iuta tagliata pesantemente, i suoni delle scarpe grosse, le parrucche, soffriva di calvizie dalla battaglia di Verona, aveva questo vezzo. Si partì il 3 di ottobre del 1913. Tre navi, 22 aristocratici della corte sabauda e 6.000 fanti. Si era festeggiato il Te Deum con una grande festa a Torino, giochi di meraviglia. Ma noi Savoia erano un po' così, non adatti alla mondanità se non per le occasioni politiche. Si arrivò a Palermo dopo una settimana di navigazione e Vittorio Amedeo II scese anche abbastanza baldanzoso dalle navi, pronto a legittimare la sua nuova posizione di re. Aveva avuto dei racconti strani della Sicilia, come una terra di schiavitù, ma egli sapeva che era una terra dannatamente bella e fatta anche di cielo azzurro e di grano, non solo di mare. Scese dalla nave, Anna d'Orléans era contentissima, baldanzoso, lui e i suoi 22 aristocratici, e si trovò lì sul porto di Palermo schierati i 268 aristocratici della più alta corte siciliana. Il nome di un siciliano sta anche nella bellezza del suo suono, quindi ad accogliere Vittorio Amedeo II c'era il principe di Carini, il principe di Villafranca, il marchese della Ginestra, il marchese di Sacra Ninfea, il duca di Sciarra, di Bessito, Don Vincenzo Maggiorana e tanti altri. Noi rispondevamo col conte di Pocabaglia, ecco,
nonostante il sorriso che viene all'elencazione dei nomi, in realtà il viaggio in Sicilia di Vittorio Amedeo II fu bellissimo. Stette un anno e in quell'occasione, nei pressi di Messina, ed era il gennaio del 1714, il Malaradelli disse: «Maestà, incontri questo giovane architetto, Don Filippo Juvarra, o Don Filippo Juvarra, come citano le cronache». Ecco, Filippo Juvarra era un archistar, potremmo dire. Era stato invitato alla corte di Roma di Clemente Urbano Albani dalla famiglia Ruffo, che lo proteggeva. Lì aveva fatto l'esperienza più intima, quella con la grande architettura, Vitruvio, Palladio, sicuramente Andrea del Pozzo. In realtà fu l'esperienza nell'atelier di Carlo Fontana, che subito intravide le sue doti di costruttore e di progettista, a dirgli: fai l'architetto. Lui abitava, era ospitato dal cardinale Ottoboni, e quindi passava il tempo tra le strade di Roma a dipingere, a disegnare, con schizzi veloci. Usava a portare con sé sempre dei taccuini neri, che deve essere un pezzo dei siciliani. Dei taccuini neri che usava a disegnare con questo inchiostro marrone, tinta caffè. Al casting, così, con Vittorio Amedeo II, si presentò senza alcun disegno. La regina era allibita e lui le disse: «Maestà, non ho bisogno di farle vedere cosa sa fare la mia mano». Ora, il doppio senso erotico non fu colto dalla giovane Anna, ma piacque tantissimo a Vittorio Amedeo II, che disse a Don Filippo Juvarra: «Venga nella mia terra, non ho molto, ma lei potrà fare tutto quello che vuole». Ora, il grande architetto, che era un siciliano di mare, non di scoglio, e a cui non piaceva molto Roma, diceva: sì, tutti questi grandi lavori per poi fare un giardinetto all'interno, decise, bevendo, come scrivono le cronache, l'acqua di Lete, di abbandonare Roma e Messina e di arrivare a Torino. E Torino è il destino del suo segno. Il barocco di Juvarra si insinua, dialoga, affronta la diffrazione, ma lo fece con una grande consapevolezza della storia e con un pudore, una discrezione per la riservatezza del Piemonte. Il suo segno fu un segno di bellezza, un segno di grande compostezza e di eleganza. Vittorio Amedeo II divise subito la sua cella dalla moglie, quindi Palazzo Madama e la villa della regina, ma egli fu destinato a segnare il nostro territorio e non avere solo un piccolo parco come affaccio, ma le grandi strade, la strada per la Francia, la strada di Rivoli, la strada che congiungeva le tombe alla Reggia. Nel tempo ritornò spesso a trovare il suo amico Giuseppe Roberto Solano, perché fu lui destinato ad andarlo a prendere a Messina. Era tutto contento il conte, preparò la sua nave, attraversò il mare, andrò nel porto di Messina a prendere l'architetto di sua maestà Vittorio Amedeo II. Prima di arrivare a corte, il conte Solano fece trascorrere qualche giorno a Don Filippo Juvarra qui nelle Langhe, nel suo feudo, il castello. Gli fece vedere i disegni fatti dal reverendissimo Guarino Guarini, le tappezzerie di Londra e di Vienna. Pensate a Don Filippo come alzò il sopracciglio davanti a questa moda del Giappone. Ritornò spesso perché quell'uomo che metteva sulla tavola i frutti della sua terra, il suo vino, gli era caro. Si scoprirono così, e chiudo così questo mio punto, sommamente timidi e sommamente temerari.